memoria è un dovere delle istituzioni. Il ricordo è fondamentale per coltivare il seme della pace e per arginare ogni forma di razzismo e di violenza. Ringraziamo quindi il direttore del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Paolino, Vincenzo Zuccaro, il personale del museo, il direttore del patrimonio artistico della città di Montesarchio, Ferdinando Creta, e le nostre preziose associazioni, le Sentinelle della Torre e la Prologue di Montesarchio. Un ringraziamento anche all'artista Antonio Cavaiolo per aver esposto durante l'evento le opere a tema del papà, l'artista Alfonso Cavaiolo, e ai nostri poeti Angela Ragusa, Anna Lisi, Dorotta e Cenzino D'Abruzzo per aver prestato la loro voce alla memoria. La giornata della memoria è un momento forte di condivisione e di partecipazione che il Museo Archeologico del Sannio Caudino ha inteso organizzare proprio in questo giorno particolare che si celebra in tutta Europa e tutto il mondo, perché fosse da monito perché le giovani generazioni potessero avere ben presente come punto di riferimento il tragico avvenimento che ha riguardato la storia dell'umanità. E noi siamo molto contenti che ci sia una partecipazione condivisa da parte della città di Montesarchio e abbiamo organizzato delle iniziative che possano celebrare adeguatamente questa ricorrenza e siamo contenti appunto che ci sia questa partecipazione così importante e così sentita. Fa male ammetterlo, ma ad Auschwitz non si poteva essere altruisti. Era ogni giorno una lotta per la vita, bastava nulla per morire. Ognuno doveva pensare a sé. Il campo non è paese, è campo di sterminio, con gente pigliata con la forza, città e paese occupati dai nazisti. Che nessuna via porta in campagna o all'orto, ma solamente un binario morto. Viaggiano, sottolineate nel tempo le parentesi della vita, passaggi indelebili scolpiti in elementi votati all'eternità, dove anche l'immagine si nasconde in regola alla natura più snaturata di tutti i tempi. Forgiata a quel filo, la spina pungeva, senza capelli, è vuoto lo stomaco, io non capivo il perché.